la salma di Luca Russo, 25enne vittima dell'attentato terroristico di Barcellona. Migliorano le condizioni di Marta Scomazzona, la giovane domani torna nella sua Bassano. Si terranno venerdì alle 16 i funerali di Luca Russo, giovedì la fiaccolata, da domani la camera ardente. A Onè di Fonte arrivano 22 migranti, il comune intanto prepara le contromosse. Schiacciato dal trattore perde la vita un imprenditore di 61 anni, era consigliere comunale. Con la promessa di una vita insieme in Albania aveva chiesto denaro ad un imprenditore arrestata. Buonasera telespettatori, come avete sentito oggi a Bassano è il giorno del dolore, il giorno del ritorno di Luca Russo. Da questo pomeriggio la salma del giovane 25enne vittima del terrorismo a Barcellona si trova nell'obitorio di Via dei Lotti, dove per noi c'è la collega Anna De Roberto per fare il punto sulla cronaca di questa lunga giornata. Anna, buonasera. Vediamo se è in collegamento con noi. Sì, buonasera telespettatori, forse l'immagine più straziante della giornata di oggi è quella dell'abbraccio tra i due papà, il papà di Luca Russo che è arrivato insieme alla salma del figlio oggi alle 15 qui a Bassano del Grappa, e poi il papà di Marta che invece ha sempre scelto di non partire per Barcellona. A Barcellona ci sono la mamma e la zia di Marta. L'abbraccio nel silenzio, un silenzio davvero assordante che in tanti hanno visto qui all'obitorio. Sono le 15 quando la salma arriva e quando i due papà finalmente si incontrano. La salma di Luca Russo riposa ora qui alle mie spalle dentro la cappella dell'obitorio di Bassano del Grappa, ma vi facciamo vedere subito le prime immagini di questo incontro. Un lungo e commosso abbraccio tra il papà di Luca e il papà di Marta, un'immagine simbolo di un amore dilaniato dal dolore, un momento toccante capace di scalfire altre immagini come quelle drammatiche dei corpi a terra straziati nella Rambla di Barcellona dalla lucida follia omicida dei terroristi. Simone Russo e Mirko Scomazzon, papà di Luca e papà di Marta, si abbracciano quando Luca arriva nella sua Bassano del Grappa. Altre 24 ore e Marta potrà di nuovo stare vicino al suo amato. Un abbraccio, quello dei due genitori, con i due corpi che si offrono sostegno a vicenda, destinato a rimanere una lezione di dignità. La città segue commossa, in silenzio, a qualche passo da quegli abbracci e da quello strazio di chi ha perso un figlio e di chi domani potrà riabbracciare la propria figlia, salva ma ferita nel fisico e nel cuore. Minuti lunghissimi, scanditi da altri abbracci, da quello della nonna di Luca che abbraccia il papà di Marta e che gli fa forza dicendo che ora tutti aspettano lei, il suo sorriso e la sua energia. E tutti aspettano proprio l'arrivo di Marta, la ragazza 21enne di Bassano del Grappa, che ancora all'ospedale di Barcellona potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Nessun funerale, nessuna fiaccolata verranno fatti senza che Marta sia tornata in Italia. Questa era stata la promessa del sindaco di Bassano del Grappa. Per i familiari è stata una giornata davvero lunghissima, iniziata a mezzanotte con l'arrivo in Italia. Allora ripercorriamo insieme questa lunga giornata di dolore. Mancano pochi minuti alle 15 quando il carro funebre con la salma di Luca Russo entra in città, nella sua Bassano del Grappa, dove è cresciuto. A scortarlo la polizia locale, il sindaco Riccardo Poletto, il questore e il prefetto di Vicenza. A passo spedito il papà di Luca si avvia verso il feretro avvolto nel vessillo con il tricolore. Papà Simone accarezza dolcemente la bara. Non l'ha persa di vista un istante da quando l'hanno caricata sul Boeing dell'aeronautica in Spagna. Un viaggio lungo e straziante. Sono un mendicante di parole, perché in questo momento è semplicemente impossibile trovarle le parole. Forse dobbiamo riscoprire anche il valore dei silenzi e non avere la pretesa di spiegare o di sentenziare o di condannare prima del tempo, anche se è chiaro che quando si parla di fatti di questo tipo
non si possono non esprimere, ecco, giudizi di condanna. Pochi minuti dopo la mezzanotte l'arrivo di Luca e di Bruno Gullotta all'aeroporto di Ciampino, a scendere per primi dalla scaletta ai familiari delle due vittime. Quindi il saluto del sottosegretario agli esteri e del capo dell'unità di crisi della Farnesina. Ad attendere la salma di Luca la mamma e la sorella di Chiara, assieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Commovente il gesto di Chiara, che con una mano accarezza il vessillo che avvolge la bara. Proprio lei, assieme alla madre, ha accompagnato Luca nel viaggio da Roma all'aeroporto militare di Villafranca. Proprio Chiara, che in un post su Facebook ha ricordato oggi il fratello. Avrai il tuo pallone, la tua maglietta del toro e farò in modo di farti avere anche il tuo Mengoni. Tutti i tuoi sogni, quelli non ancora esauditi. Nel suo post Chiara ha ringraziato anche Marta, perché se Luca se n'è andato felice è anche e soprattutto merito suo. Luca, il nostro angelo dagli occhi verdi smeraldo, ora sorride lassù. Ci guarda giù stupito e sorride, ha scritto, come faceva sempre. Come dobbiamo ricordarlo noi, il nostro eroe, il nostro angelo. E sono soffocate dal dolore anche le parole del sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che ha voluto accogliere la salma di Luca già a Villafranca di Verona questa mattina e poi l'ha voluta accompagnare fino a Bassano del Grappa. Il papà di Simone poi è stato accompagnato dallo stesso sindaco fino a casa. Vi possiamo dire che i funerali saranno celebrati venerdì alle 16 e poi la fiaccolata sarà giovedì sera. Abbiamo, grazie anche alla psicologa messa a disposizione sempre della Farnesina, concordato con la famiglia di Luca Russo, cioè il papà Simone, la mamma Paola e la sorella Chiara, quali saranno gli appuntamenti dei prossimi giorni per poter omaggiare e rendere onore alla figura di Luca e poi ovviamente per celebrarne le esequie. Avevano detto che non avrebbero preso alcuna iniziativa né decisione senza prima ascoltare le volontà della famiglia di Luca e così è stato. Funerali solenni venerdì alle 16 nella chiesa di San Francesco in piazza Garibaldi, luogo in cui con tutta probabilità sarà allestita già da giovedì mattina la camera ardente aperta a tutti. La sera precedente alle 20:30 con un itinerario interno al centro storico da definire faremo una fiaccolata in ricordo di Luca in cui chiediamo che siano presenti il numero ovviamente più alto di persone che intendono partecipare, però senza bandiere, senza striscioni, senza identificazioni di appartenenza, gruppi o quant'altro. Poi se qualcuno vuole venire con la sua divisa ben venga. E in quel momento daremo voce a un ricordo di Luca che sarà fatto attraverso i suoi amici. Non saranno funerali di Stato, ma ci sarà una rappresentanza del governo oltre alle tante autorità del territorio e il vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol. E sarà sempre in accordo con la famiglia che l'amministrazione deciderà a quale luogo della città legare il nome di Luca Russo per sempre. Visibilmente provato e commosso, il sindaco è arrivato prima a Villafranca per accogliere la famiglia di Luca e accompagnarla direttamente a Bassano, in obitorio e poi fino a casa. Io da una parte sono lacerato dallo strazio e dal dolore, però devo dire anche che ho incontrato un'umanità splendida. Sono persone straordinarie, quelle che hanno perso la vita, la nostra bassanese tra l'altro giovanissima, e questo rende ancora più inaccettabile, ma anche i suoi familiari. Hanno avuto una forza enorme in questi giorni. Allora, avete sentito le parole del sindaco Riccardo Poletto. Allora, la fiaccolata avete sentito a partire dalle 20:30, si partirà da Piazza dei Martiri per arrivare fino a Piazza Libertà, centinaia di luci dovranno illuminare il cielo e poi la camera ardente sarà aperta sempre giovedì pomeriggio a partire dalle 16 fino alle 19 e ancora venerdì mattina a partire dalle 9 del mattino fino al funerale che sarà celebrato, come avete sentito, alle 16. In chiusura vi facciamo sentire le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che è arrivato questa mattina insieme al sindaco per accogliere la salma di Luca sceso dall'aereo. Non si può perdere la vita così e non bastano le fiaccolate per risolvere questo problema. Cosa ha detto ai familiari? Ma guarda, un momento di dolore così, cioè, è difficile parlare oltre a fare le condoglianze di una madre che perde un figlio, un padre che perde un figlio, una sorella che perde un fratello. È una tragedia. Non ne parliamo poi di quella donna con i due bimbi piccoli che ha perso il marito
assieme a Luca Russo. Abbiamo oggi ricevuto due barre di due cittadini che hanno perso la vita in questa maniera. Quando la notizia poi è scema, io l'ho detto anche io, nel caso di Valeria, è bene che comunque non si perda ricordo, perché si ricordano grandi veneti, si ricorda quello che è accaduto anche per non dimenticare. La regione sarà presente, sarà vicina a questa famiglia, non solo in questa fase, diciamo, triste dei funerali, ma anche successivamente ho rassicurato i genitori della totale piena disponibilità da parte della regione. Chiudiamo la lunga pagina dedicata al dramma di Barcellona e con l'aiuto invece della tablet vi mostriamo questa fotografia che state guardando. I nostri telespettatori da mesi continuano a mandarci foto che testimoniano una situazione ormai diventata fuori controllo. Si tratta di uno scatto realizzato nell'altopiano di Asiago all'interno di un recinto elettrificato fornito dalla Regione Veneto agli allevatori. Due sono le pecore dilaniate dal lupo e tre gli agnelli. Foto che dimostrano ancora una volta, come già da tempo sottolinea chi abita nelle Malghe e vive in montagna e come sostiene Rete Veneta, che i recinti non funzionano e che di pari passo continuano a non funzionare le politiche e le scelte effettuate dall'assessore regionale Giuseppe Pan. Una foto, come state vedendo, che dimostra ancora una volta quanto facile sia spendere i soldi pubblici senza avere risultati adeguati. Ora invece ci spostiamo a Donè di Fonte, dove questa mattina sono arrivati 22 migranti ad avvertire il sindaco, una cittadina, e ai nostri microfoni il suo sfogo. Mi ha chiamato una concittadina. A dare la comunicazione in poche scarne righe è stato questa mattina il sindaco. Cari concittadini, recita la nota diffusa da Massimo Tondi, vi informo che alle 11.20 sono arrivati i migranti all'ex noviziato. In contemporanea, fa sapere il sindaco, anche la comunicazione della prefettura destinati a Onè 22 ospiti, donne e gruppi familiari. Qualcuno decide di calpestare impunemente la comunità. La suora mi aveva promesso che mi avrebbe avvisato, anzi mi aveva detto che senza un documento scritto dell'amministrazione comunale non avrebbe concesso l'immobile per il discorso migranti. Invece tranquillamente l'ha dato, con buona pace della sua coscienza. I timori del primo cittadino avvisato questa mattina da una residente dell'arrivo dei pulmini erano dunque fondati. Nelle scorse settimane Tondi aveva più riprese denunciato come imminente l'arrivo dei migranti nella struttura della congregazione di Maria Bambina, arrivo per contrastare il quale l'amministrazione comunale non ha potuto far nulla. Ora non resta che sperare che il numero dei richiedenti asilo gestiti dal consorzio Restituire di Treviso non aumenti. Terremo alta la guardia, perché noi come amministrazione, ma anche come cittadinanza, non ci stiamo. È un qualcosa che va oltre le nostre possibilità. Fin dal mattino Tondi ha sottolineato che, malgrado l'avvenuto arrivo dei richiedenti asilo, l'assemblea pubblica fissata per giovedì sera alle 21 in municipio resta confermata. È un incontro pubblico per fare la ricostruzione di come sono andate le cose, di come venne calpestata un'amministrazione democratica, e quindi questo vuol dire che l'Italia non è più una democrazia ma è diventato qualcos'altro. Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Mussolente, a perdere la vita l'ex consigliere comunale Valerio Mucellin. Una fine crudele è quella che il destino ha riservato a Valerio Mucellin, ucciso da uno di quei trattori per i quali aveva speso un'intera vita di lavoro, impegnato proprio a renderli i mezzi più sicuri. 61 anni, titolare della Veneta Cabine, Valerio Mucellin ieri pomeriggio stava armeggiando vicino ad uno dei suoi trattori nella sua azienda di via Manzoni a Mussolente. Pare fosse impegnato nella riparazione del motore quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, forse nel tentativo di verificare il lavoro svolto, Mucellin ha avviato il trattore, convinto forse di avere disinserito la marcia. Pochi istanti il mezzo ha travolto l'imprenditore davanti agli occhi attoniti del figlio. Immediata la chiamata al 118, ma tutti i tentativi di salvare la vita dell'imprenditore sono risultati vani. Per liberare il 61enne dal peso del mezzo si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano, mentre toccherà ai carabinieri di Romano De Zelino, giunti sul posto, verificare l'esatta dinamica della tragedia. L'improvvisa scomparsa di Valerio Mucellin, che lascia due figli, uno dei quali Marco, suo socio nel lavoro, ha sconvolto l'intera comunità di Mussolente, nella quale Mucellin era molto conosciuto. Fino a 3 anni fa, infatti, era stato anche consigliere comunale. Valerio Mucellin è sempre stata una persona che si è distinta per la sua integrità e soprattutto per la sua correttezza e onestà, anche nel dibattito politico. Era una persona che, quando aveva qualcosa da dire, non si nascondeva dietro i social network o comunicati stampa, ma
tranquillamente, prendeva la macchina e veniva qui in comune a discutere sulle questioni, ed è una notte rara. In Valerio ci sono stati, si discuteva anche abbastanza in modo forte, però ha sempre saputo lavorare, soprattutto per la sua gente, in modo estremamente corretto, rispettoso. È una persona veramente che la sua scomparsa lascia il segno. Quanto mancherà la comunità proprio di Mussolente? Lascerà veramente un segno molto profondo. E torniamo a Bassano per la denuncia di una residente di via Portici Lunghi, come vi abbiamo raccontato ieri, ed oggi risponde l'assessore alla sicurezza, Angelo Vernillo. Via Portici Lunghi, luogo d'antica memoria per i bassanesi, ma anche luogo di storici e complessi problemi da sempre irrisolti. Ieri ai nostri microfoni l'ennesima denuncia dei residenti, stanchi di schiamazzi, spaccio e degrado, una situazione ben nota anche all'amministrazione comunale. Chiaro che c'è questo problema di questi gruppi, di buona parte sono minorenni, che creano delle difficoltà. Questi gruppi sono attenzionati dalle forze dell'ordine, per le forze dell'ordine intendo le forze di pubblica sicurezza, quindi Polizia di Stato e Carabinieri. Noi come polizia locale facciamo comunque dei controlli quotidiani. Conosciuto a comune forze dell'ordine anche il profilo di quella che appare come una nuova baby gang dopo quella sgominata solo qualche anno fa. Sono solo extracomunitari, sono ragazzi, alcuni sono appena maggiorenni, altri sono minorenni, alcuni sono italiani, alcuni sono di etnia straniera. Non sono un grosso numero di persone, però capisco che possano essere un po' fastidiosi. Tanto che i residenti, dopo le lamentele, minacciano ora di passare alle denunce e intanto preparano una raccolta firme da depositare in via Matteotti. Siamo assolutamente disponibili, la signora e i condomini possono tranquillamente chiedere un incontro con me, io sono assolutamente disponibile. Poi gli strumenti che abbiamo in mano sono quelli che le norme e le leggi ci danno e che utilizziamo fino all'ultimo comma. Polizia locale e forze dell'ordine passano di ronda, ma fino a quando non si accerta la flagranza di reato, difficile è anche passare alle azioni concrete. Ecco, finché non vengono pizzicati in flagrante non si può fare nulla. Finché non vengono pizzicati in flagrante si può fare poco, ecco, si possono attivare, se sono dei minorenni, anche delle attività di educativa di strada, cosa che stiamo già facendo, che i servizi sociali e le politiche giovanili fanno. Non è una situazione al momento così eclatante, però se i cittadini ci segnalano la necessità siamo qui. A dire il vero, i segnali i cittadini ne hanno inviati a bizzeffe, ora dal comune chiedono risposte concrete. Con la promessa di una vita insieme in Albania aveva chiesto denaro ad un imprenditore dell'Alta Padovana. Poi la relazione era finita e la donna ha cominciato a ricattare l'uomo minacciando di raccontare tutto alla moglie. Doveva essere una fuga verso una nuova vita insieme. I soldi che lei chiedeva dovevano servire per acquistare un nido d'amore in Albania. Un maturo imprenditore dell'Alta Padovana però è finito nelle maglie di un ricatto che l'ha gettato in una profonda disperazione. La storia d'amore tra il professionista sposato da lungo tempo e la 29enne albanese era iniziata nel 2014. La donna in poco tempo era riuscita a farsi consegnare quasi 35.000 euro, soldi che dovevano servire per acquistare una casa nel suo paese d'origine. La promessa era quella di una convivenza, ma la relazione si è interrotta bruscamente e a questo punto la giovane amante ha cominciato a ricattare l'imprenditore per mesi. Insieme ad un complice ha cercato di estorcergli denaro, minacciando di raccontare tutti i particolari della storia d'amore alla moglie tradita. L'uomo, stremato dalle continue richieste di soldi, si è rivolto ai carabinieri. Ieri sera in stazione a Padova era prevista l'ultima consegna di denaro, 10.000 euro in contanti. All'appuntamento però si sono presentati anche i militari dell'arma che hanno arrestato i due, Natasha Caciqui, 29enne albanese, e il suo complice Ruggero Albrizio, con cui da qualche tempo conviveva a Conegliano. Nell'auto dell'uomo è stata trovata e sequestrata una bomboletta di spray urticante. Questa sera torna a Focus alle 21.15 con il nostro direttore Luigi Baccelli. Ci saranno anche il settimo Gottardo, Domenico Presti, Roberto Agirmo, Edoardo Pittalis, scusate, Alessandro De Carlo. E come sempre anche voi telespettatori potete inviare le vostre opinioni attraverso gli sms. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio intanto dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata, ovviamente su Rete Veneta. Arrivederci. Le previsioni per domani: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al mattino in pianura e dal pomeriggio in montagna.
Precipitazioni in pianura assenti, in montagna probabilità bassa per locali piovaschi, rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera. Temperature in leggero aumento, stazionarie in pianura fino al mattino.